Se sai far bene la spesa, il miglior ristorante del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata? Quattro prove: manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, salve a tutti, nostro pubblico alloggiato ai tavoli e la nostra giuria intorno al tavolo rotante. Fiammetta Padda, giornalista enogastronomica. Che bella spilla, si stupisce sempre. Si muove il ciuffo con aria da attore, appunto, Riccardo Rossi, col suo charme. Grazie. Bellissima Chiara Masci, la nostra food blogger. Ma quanti complimenti per fatto oggi, eh? Li tengo buoni. Abbiamo due coniugi oggi, Maurizio e Pamela da Udine. Sfida in casa qua. Sono ammessi, cioè non c'è regola. Tutte... Esatto. Prima però, per vedere chi sceglie gli ingredienti su quale cimentarsi nella prossima sfida, c'è una piccola gara. Non vi dà punti, ma chi vince ha un vantaggio. Manualità. Dovete preparare un bel pinsimonio, cioè quindi parare le verdure, intagliarle e disporle in maniera un po' così elegante per un pinsimonino per la nostra giuria che ci rinfresca tutti. Avete 2 minuti di tempo, via! Mi piacciono allora le sfide in famiglia. Dimmi Riccardo che mi indichi. Quel pinsimonio è praticamente un piatto che invoglia alla dieta, nel senso che quel piatto, così come quello pronto preparato da te, Simone, è quello che tutti noi dovremmo avere al piano più basso del frigo. Cioè un orto di pinsimonio già pronto. Come già perché pronto? Quello ti impedisce, già tagliato così, perfetto, perché quello ti impedisce di dare i morsi al parmigiano, al salamino, all'avanzo di lasagna, della qualunque cosa che ti pare. Deve essere quello pronto già tagliato così. In casa di Riccardo Rossi deve essere già pronto perché lui apre il frigo e si inghiotte qualsiasi cosa vede. Però si può anche preparare al momento, oppure la mattina lasciandolo sotto la carta bagnata e coperta con la pellicola trasparente, ma con una salsina da abbinarci, magari più leggera del classico olio soltanto, potrebbe essere quello di emulsionare un cucchiaio di olio extravergine con un po' di menta tritata, yogurt magro e a piacere una puntina di senape. Così c'è il sapore della senape, la leggerezza dello yogurt che è anche un po' acidulo e il profumo della menta. Così stai proprio a dieta fino in fondo. Ma già ci metti lo yogurt, bello, dai, Simone. Lo yogurt greco e lo yogurt magro. Il magro, il greco, è uscito così, già ti sei sbagliato. No, il greco è più, il greco è più pastoso, più spumoso. Io parlo proprio di proprio senza pinsimonio. Solo cioè verdure tagliate, però gelate, croccanti. No. Ma come gelate? Come dici te? No, gelate fredde, volevo dire. Io, le lasci in acqua fredda, allora diventano croccanti un po'. Così mi piace. Ma se le metti in frigo, il frigo è secco, le asciuga tutte. Purtroppo ho notato questo. Infatti, il primo giorno sono buone, il terzo giorno sono marroni. Il terzo giorno? Le vitamine sono andate poi. Sì. Avete 10 secondi. Oh mamma mia. Non vedi, si guardano, vedi, si sfidano. 2, 1, 0, stop! Ecco. Stop, sono intransigente. Eccolo. Oggi porto via tutto subito. Allora, prevedo un divorzio. Accoppiato. Accoppiato. Maurizio, Pamela. Avanti, forza. Maurizio. Guardali anche un attimo. Sì. No, sì. Sì, no, abbiamo visto. Abbiamo visto soprattutto questi. Anche lui per Maurizio. Ho messo Maurizio? Ha copiato bene però, vince Maurizio. Perché ho messo il finocchietto a cavallo della cosa, il finocchietto forse quella è stata. A cavallo t'ha fregato. Allora, sarai tu a scegliere. Tortellini o polenta? A Udine, polenta, noi siamo friulani, la polenta da bravi polentoni. Cercare di metterla in difficoltà però. È la polenta l'ingrediente principale della prova di abilità. Allora, potete elaborare questa polenta un po' più come vi aggrada,
non so se a casa la cucinate, insomma, elaborata in una maniera diversa, stupiteci, avete 30 secondi di tempo per fare la spesa in dispensa. Attenzione, il campanello vi serve o per un mio aiuto o se vi siete dimenticati qualcosa, volete arricchire con qualcosa che non avete preso nei 30 secondi di adesso, potete rientrare in dispensa solo una volta per tutta la puntata. Vi vedo già in posizione, via 30 secondi, via, via. La ricettina un po' toscana. Farina per polenta a breve cottura, acqua, sale e un filo d'olio per fare la polenta e stamparla. E poi facciamo dei fegatini, quindi fegatini di coniglio, aceto bianco, salvia, rosmarino, 50 g di burro, un bicchierino di vin santo, brodo vegetale. Stop. 5, 4, 3, e ce le fa. Stop. Per ora... questi sono 30 secondi, 10 minuti di tempo, elaborate questa bella polentina. Via! Partiti! Ah, subito così te lo giochi il jolly. Che faccio? Se mi tagli il formaggio, mi grattugi un po' il formaggio. Cioè, ho studiato 5 anni d'alberghiera. 10 anni... Non devi grattugiare con le unghie, però. No, scherzo, dimmi che ci fai. Devo fare il frico, quindi... Il frico buono! Il frico. Diciamo... questa bacinella piena, mettendo prima il grana. Quindi il grana lo facciamo fine di sì. Qua. E poi che formaggi metti? E poi metto il montaggio perché... quello fila. Giustamente. Mm. E il frico lo metti sulla polenta? No, faccio una cosa un po' diversa. Spiegamelo. In pratica, adesso mi è venuto così di chiamarlo fricca por te. Fricca por te? Sì. Fricca por te. Fricca questo por è molto te. Da fiammetta. Io già prendendo in giro, ho fatto finta. Guardalo che ti sta prendendo in giro. Mentre trita la cipolla con uno spelucchino. Io già ho chiesto a Chiara Masci perché fa il fritto di formaggio. Lei mi ha detto, Riccardo, non è un fritto, è un frico. Frico? Allora io ho detto, ah, vabbè. Però... sai cos'è il frico? No, cos'è? Non hai mai mangiato il frico? Non lo so, voi avete mangiato mai il frigo? Non sono l'unico. Simone, con tutto tu fai questa vita per teatro, in tournée, no, in Friuli, a Udine, mai. Non è vero, sto sempre a casa a guardare il muro. Dimmi cos'è il frigo. Sì, è così. Dimmi cos'è sto frigo, un amico tuo. Frigo. Sì, ho problemi col fuoco. Sì? Non sei prendo fuoco facilmente. Ecco fatto. Io mi incendio subito. Allora, è una sorta, come te la posso spiegare? Scusa, non volevo. Sto attento a quello che dico oggi perché sennò mi arriva lo spelucchino. No, è una sorta di mix di formaggi. La presente le cialdine, quelle che si fanno in padella, fai conto di vederla più alta, fusa, croccante esternamente e filante dentro. È una delle cose più buone e più pesanti che ci siano. È come una frittata di formaggio. Una frittata di formaggio. Esatto, sì. Una frittata senza uova. Senza uova, però. Senza uova. Solo formaggio. Quante ne facciamo? Per 10? Sono arrivata. Grazie, ti voglio bene anch'io, Riccardo. Allora, quante te ne faccio di grana? No, scusa, lei diceva ancora, però ancora. Che ancora. Vuoi fare un frigo di una certa procedura. Bene, tu sei tranquillo da solo, vero? Posso andare? Io per adesso sì, ma okay, sì, no. Forse potrei aver bisogno. Se suoni adesso, ho un'idea. No. Solo so chi farò grattugiare il formaggio. Ecco, allora Simone, mi dici una cosa. Lei vuole fare però un frigo di una certa sottoposto a una qual certa procedura. Ha detto un frigo sottoposto imperiale, come ha detto? Un frica por te. Frica por te. Cioè? Non lo so, ce lo spiegherà lei. Mela. Allora, frico non è il frico morbido che si usa anche in Friuli, ma è un frico friabile. E, quindi molto vecchio. Sì. Quindi poi lo spezzetto, l'aria tempo di Riccardo, permettendo. Riccardo ha un'aria sempre sento più. Sento di tutto, un frico prêt-à-porter, quindi vecchio. Beh, certo. Siamo a un esame di filosofia. Non è più cuochi e fiamme, stiamo parlando di urania. Fantascienza, cioè di che cos'è? Allora, prêt-à-porter è molto vecchio e quindi, ma certo, condito con un filo di scramble. No. Ok, la polentina la fai liquida e ce l'appoggi sopra? Sì. Allora, fai un frico croccante con, quindi non troppo filante ma più friabile. Sì. Almeno questa è l'intenzione. Che ci poi vediamo. Sarà servito sulla polentina e con i salumi che ci fai? Ci faccio degli spiedini. E mi piacerebbe presentarli in un cono di carta, così. Ma c'erano diciamo, 6 minuti, eh? Mi sembra un po' sì. Elaborato. No, no, ma te lo faccio a scaglie il montaggio? Sì. Così?
ti penso. Dopo avrò bisogno. Fallo. Riccardo? Vabbè, questo frigo ce voglio io, capito? Avrei bisogno di tagliarlo a dadoni. Solo tagliarlo a dadoni, niente di più. Faccio. No, io per frigo sono a posto. No, allora, mi dispiace, ormai l'aiuto l'hai chiesto. Allora, abbassare. Allora, dacci la ricetta anche tu. Questa adesso... A dadoni così? A dadoni così perché faccio una fonduta. Poi riesci a farmi anche la fonduta nel latte. A dadoni, un po' di per fare la fonduta? Sì, sì, non sì. Non si sì. scioglie tanto bene. Lo so, però... A dadini? Dadini, quello che io infatti ho pensato all'aiuto apposta per... Basta! Ho pensato all'aiuto apposta per riuscire a venirne fuori. Mi ok, vedi di tutta la fonduta. Tu fai una fonduta, la stai facendo. Qui adesso faccio speck e cipolla. Ah, e cipolla. Che sta facendo, stufandosi un poco. Secondo me era meglio se dicevi grattugiato, però... Grattugiato. Beh. Ah, perché veniva lui. Per il tempo, no. Ho capito. Perché prima, più lo fai piccolo... Allora, adesso io aggiungo un po' di... Te ne vuoi, ancora latte. Un pochino? Tanto siete in famiglia. Anche se non ho tolto dal fuoco perché è quindi... Troppo. Abbiamo parlato due ore, ma la ricetta alla fine non l'ho capita nessuna delle due. Allora, aspetta, cipolla, che passo sul fuoco speck, basso. Latte. Sì, soffritto e poi aggiunto il latte. Sì. Fonduta di Montasio. Sì, e adesso vado a fare la polentina qui dentro. Ma vi siete copiati il formaggio però? Dalle nostre zone. Allora, quanta ma acqua. Se lo metti un po' più fortino il fuoco lì per adesso? Essere sicuro che si fonda. Sì. Simone, sono scaldi due pezzi di frigo. Ho spento del tutto. Ora è tutto frigo. È tutto frigo. Ok, dai. Vabbè, va. Ricetta più seria. Polentina. Quindi scaldate l'acqua, la portate a ebollizione con il sale. Mettete un filo d'olio dentro, tuffate la polenta a pronta cottura e la fate diventare cremosa. La versate in una bacinella, anche in plastica. Quadrato o rettangolare, in modo che vi venga piuttosto alta, 4 cm almeno, pellicola sopra e la fate raffreddare in frigorifero. Poi preparate a parte la salsa dei fegatini, il burro con la salvia di soffritto, unite i fegatini, prima bagnati nell'aceto per almeno 10 minuti, così si spurgano, li bagnate con il vinsanto e li stracuocete con il brodo vegetale. Alla fine si frulla tutto come un patè oppure si batte al coltello. Se volete incrementare di sapore mettete anche capperi e acciughe, capperi dissalate e acciughe tritate. Servite sopra la polenta tagliata a dadi e fritta in olio di semi. Croccante quella, fa un effetto crostino e sopra la salsina profumata al vinsanto. Molto toscana. Ridi, eh? Sì, rido perché... È dura. Sono in confusione tra queste ricette. Allora, aggiungo anche un po' di farina. E fra due minuti dopo aver messo, e 40 sarà difficile secondi, voglio che vedere cosa c'è su queste alzate. Vi lascio concentrarvi meglio. Dunque... Parla con le ragazze perché io... Te sei stanco, hai già dato con il frigo. Sì. Avete capito le ricette? Ve le rispiego? Ma no, non c'è bisogno. No? No, lui ha capito tutto bene. La mia vi è piaciuta? Così, così. La polentina. È la salsa di fegatini toscana, dai, con... Ma è molto carina. No, c'è la un'altra tua puntata di là, ti preoccupare. Come giocano tra loro? Quello è un mondo a parte, ma moglie e marito non mettere il dito. Capito? Si potrebbe avere anche un mille foglie di polenta scottata oppure di frico con in mezzo la polenta o al contrario di polenta passata in padella con il frico che si fonde. Cioè due torrette ma la polentina piastrata intendi? Cioè. Sì, cioè, quindi due. Leggerino però come piatto, eh? Ma vabbè, ma dico, il Montasio se lo sono inventati sulle montagne, Vasubio, no? Ecco. Abbiamo Vasubio? No, scusa, un minuto e mezzo mi servono i piatti. È un formaggio piatti, che risale al 200 sulle montagne, sull'altipiano del Tarvisio, credo. Sì. Cioè al 200 ho cominciato a farlo. E poi è dopo, adesso. Polenta sul un blog. Un po' più leggera? No, sul blog. Sul blog, allora vabbè, ovviamente... Quella pronta cottura, ovviamente. Sì. Anche perché si usa praticamente solo quella per le ricette veloci soprattutto. Però magari qui vedo che stanno facendo polentine liquide. Invece la polenta magari anche lasciata dal giorno prima o da pranzo, magari farla a cena, si può lavorare anche con i coppapasta per fare qualcosa di carino tipo i finger food e fare magari dei dischetti di polenta con sopra i piselli
saltati con la cipolla e il formaggio che in realtà si fonde, il formaggio messo sopra e viene in realtà quindi un finger al forno, food. Esatto, al forno. Anche se passati un attimo al forno. Ah, io l'adoro fritta. Scusami se ti dico che con questo piatto ho vinto 5 cappelli più più, Fiammetta Fadda ancora se lo ricorda. Ho fatto dei dischi di polenta con il lo speck ovviamente e il coso, il formaggio sopra. Dove l'hai messo i cappelli? Sì. Veramente? Tutti appesi? Sì. Tutti appesi in cucina. Signori, 30 secondi scarsi tra l'altro. Il frico non è venuto frico. No, perché non è frico, ma il montaggio non lo usi? Riccardo, sì. Volevo farti notare che con i tuoi 5 cappelli il formaggio che hai grattugiato alla fine. Guarda, guarda che meraviglia, guarda che pioggia impalpabile. 3, 2, 1. Aspetta lì. No, non aspetto, non aspetto, non aspetto niente. No, 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 no. Perso. No, no, non aspetto. Allora, mentre lui impiatta, facciamo così. Voglio, pensate a una scommessa. Chi vince prende il kit, chi perde voglio una penitenza. Pensateci, sì, sì. Allora, dicevamo frittatina. Allora, questo è l'impiattamento un po' minimal. Ride lui stesso. Titolo della, non è, titolo de, no, non ridere, titolo è della ricetta. È una polenta un po' troppo morbida. No, no, non dire così. È volutamente una polenta al cucchiaio con una fonduta volutamente cambiamo granulosa. L'attrezzo. Esatto. Fiammetta, prego. Non assaggiamo. Ma non vuoi assaggiare? Come non assaggiamo? Oggi cambiamo, scusa, cambiamo tutte le regole. Stupendo, era pronta a non assaggiare, cioè inassaggiabile. Per la prima volta Fiammetta ha espresso questo positivo, contatto. Ragazzi, positivo, sì, sì. Questo piatto si chiama lava. Assaggia. Dai. Com'è? Cos'è più che altro? Cosa? No, perché? Bravo. Posso? Vai, vai. Posso. Io te l'ho detto prima, lava. Sembra un piatto da grande chef, sì. Che non capisci all'inizio. Sembra no? Un purè. Aspetto Fiammetta al barco. No, sembra un purè insipido. Avrebbe... Quindi, no, veramente. Non, avrebbe dovuto essere polenta. Liquida. Ma tu hai messo con la una farina fonduta. Dentro la polenta? Sì, sì. Ci ho aggiunto anche la farina. Per addensare, infatti. Buono, eh? Riccardo. Dunque, ti ripeto, io non amo molto il purè. Odio la polenta liquida, mi piace lo speck. Lì c'è un pezzetto di speck, mi sembra di capire. Fiammetta Fadda. Non è riuscito il piatto. No, avevo un sentore di tutto ciò. Non no, io mi aspettavo molto da queste castagne, perché era un'idea molto Riccardo montagna. Riccardo le ha nuotate, infatti. Le castagne. Molto... cioè, o meglio, nuotavano le castagne. No, queste, invece sono dure, sono insignificanti. La presentazione era giustificata solo se il piatto fosse stato buonissimo all'assaggio. Vorrei ricordarvi che ha scelto lui il tema della cosa. Sì, tra l'altro. La tentativa qual era? Tagliatella? Tortellini. Tortellini. Allora, questo è il piatto di Pamela che ha fatto un frico non frico, frica por te, perché si porta nel cartoccio, te lo puoi mangiare in passeggiata a Cannes. O a Udine. Posso? Devi. Usufruire del... Ci mancherebbe. Comunque... se mi invitate a cena, Udine sarà un po' distante, quindi troverò una scusa valida. No, sto scherzando. Qua c'è un tempo che mette l'ansia a tutti. Non a Riccardo, perché quando mangia lui si prende i suoi tempi. Ti piacciono queste cose qui, secondo me? Voglio conoscere quello che non gli piace. Il frico, prima di... Ti è piaciuto il frigo mio, eh? Non è il tuo questo, è il suo. L'ho macinato io. Allora, l'abbinamento con il frigo è perfetto, perché tra l'altro molto saporito questo e poco saporita la polenta. Quindi giusto, cioè, secondo me la consistenza della polenta, che è solo un attimino troppo lenta, per cui è un po' troppo liquida. È un po' lenta. Un po' lenta.
Allora, il frigo straordinario e maciullato benissimo. Decisamente. È molto buono. La polenta scompare. Scompare. Purtroppo era il tema della prova. La polenta, benché morbida, è troppo morbida, nel senso che la consistenza non è giusta. Si combina, cioè toglie il sale del frico, però non avrei assolutamente messo a questo punto il salume. Sì. Mm-hmm. Allora, è un successone. Votiamo entrambi i piatti. Prima il piatto di Pamela, questo, sì, il frico. Capito. No. Non è che è solo per... No, ti ringrazio, non l'ho detto con scherno, l'ho detto per rassicurarti. Adesso l'altro piatto. Aspetta, che... Ah, scusa. Mi che molto certa del mio voto. Ok, non ne vuole questo più vedere. Detto, se lo rivede abbassa il voto. È piaciuto, eh? Beh, punteggi altissimi oggi, 8 a 3 vince Pamela. È il ti faccio i complimenti perché è il punteggio più basso in assoluto della stagione. Fare un'invasione di campo. Beh, tu fa quel che vuoi. Bravo. No. Allora, no. Ti parlo io con loro, non mi piace questo gioco di squadra. Pubblicità. Bentornati in studio, sfida familiare oggi, non siamo partiti proprio alla grande. Pamela ti ha stracciato 8 a 3, se stracciato si può dire, una polentina un po' morbida, sì, per entrambi, però ci possiamo rifare. Catalogna o pomodori secchi? Pomodori secchi. Non vi consultate. No, io infatti mando. No, è uno sguardo di sfida, no? No, era marito e moglie, ho visto proprio. Vabbè. È il pomodoro secco l'ingrediente della prova di creatività. Pomodori secchi, già marinati sott'olio, da elaborare e rendere creativi. Meglio della polenta in sì, ogni caso, posso sì, garantire. 30 secondi per fare la spesa, pronti? Via! Aglio, peperoncino e pepe. Pesce e spada, aglio e peperoncino. Cos'è? Burrata. Mozzarella? Burrata. Origano. Pacchero. Quindi qua facciamo una pasta. Pomodorini, cappero. Cappero col pacchero. Qua pasta, oliva di taggia, di vino bianco. Pochi ingredienti. Ci siamo? Sì. Top. Hai preso? Prezzemolo. Pronti? 10 minuti. Via. Allora, lui è un allenatore di calcio che, come ogni buon allenatore, come ci ha stupito con la polenta, gli hanno tolto la panchina. Perché... In questo momento sono disoccupato e allora cerco di migliorare, almeno facciamo in cucina. Un lancio a qualche presidente di qualche squadra. Perché ti dovrebbero assumere? Perché lavoro bene con i giovani. E... Tipo conferenza stampa, e... intanto lavora però. Sì, è certo. E poi tiro fuori il meglio dai giocatori, ma non gli materiale umano. Non gli cucina lui, eh? Rendo attivo. Modulo preferito? 4-3-3, tutti l'attacco. Almeno in campo. In cucina no. Mi ricorda un film. Colino Banfi, ogni allenatore del pallone. Allora, scherzi a parte, parliamo della ricetta. Ah, prima cosa, avete 10 minuti di tempo. L'acqua bolle senza sale. Sì, aggiungo ancora un po' di quindi olio. Ci mettiamo il sale. Ne è passati quasi 2 di minuti. Quindi la pasta. Linguina cuoce. Oh, santa. No, il sale l'ho aggiunto prima. Grazie, molto gentile nell'aiuto. Se fai i cambi con questa tempistica, al 90esimo già finito. Pamela invece lavora a teatro, sì, a Udine. Mm-hmm. Che fai? Cerco di tagliare i pezzettini. No, che fai? No, è vero, poteva essere lui è l'allenatore nel pallone, lei è la moglie. Teatro. Allora, non fai l'attrice, ma che lavoro fai al teatro?
lavoro all'ufficio comunicazione, marketing. Del teatro? Al teatro, sì. A te non ti comunica nessuno. Ma a me a Udine non mi hanno mai chiamato, come mai? Che è successo? Perché hanno detto il frico... Forse perché lavora lì, ma io ne terrò conto sui voti. Anche lui si sta facendo promozione. Allora, detto del lavoro, anche tu dimmi della ricetta. Pacchero l'abbiamo tuffato, sì, pomodoro pacchero... tagliuzzato, aglio, esatto, peperoncino e pesce spada. E l'idea è quella di... Vai, parlami, grazie, io faccio questo. Di fare dei paccheri ripieni con il pesce spada e i pomodori secchi. Sì, grazie, molto gentile. Arriverà a fattura. È più forte di Simone, non gliela fa, non gliela fai. Non proprio, la vedi la padella che sfrigola il cappello. Perché io aumenterei gli aiuti, capito? Ma io ti capisco, ti capisco. Un cucchiaio. Ale, giratina. Allora. Mentre la rosoliamo il pesce spada con l'aglio e il peperoncino, qua rosoliamo il pomodoro con l'aglio. Sì, ci aggiungo adesso le olive. Taggiasche. Belle, saporite. Quanto manca? Quanto manca? Sì. 7 minuti, tranquilla per ora. Si è appena aperto il sipario. No, ho sbagliato. Ci Senti. Aggiungo le olive. Sì, giustamente io vado di là. Adesso. Vi dico una cosa a entrambi, poi vado a dare la mia ricetta. Quando si fanno delle salse in padella con ingredienti che non rilasciano liquidi, se poi bisogna farci insaporire la pasta dentro, a volte è meglio aggiungere un po' di acqua di cottura della pasta alla salsa, così poi rilascia i sapori al liquido che la pasta se li riprende. E la nostra giuria non dirà, sono slegati. Era quello che pensavo. Bravi. Col cucchiaio c'è anche un sì. mestolo. Certo, tu no, c'hai 7 minuti. C'è. Non c'è il Ce mestolo. Ma vabbè, non importa. No. Aspetta, scusa Simone, mi sento male. Scusami, no, guardi, passo un mestolo qua. Piccolo, sì, sì. Ecco, dagli una spolverata, casomai. È così, è al naturale, è in purezza, Riccardo Rossi. Allora, intanto vi dico come si fanno, perché questi sono già marinati. Quindi quando li prendete secchi, al mercato magari, li fate sbollentare in acqua e aceto, appena salata. Li scolate e li tamponate su un canovaccio asciutto. Io li faccio marinare con della cipolla rossa che taglio finemente e la passo al microonde 3 minuti per far buttare fuori tutto l'olio essenziale che evapora e perde un po' il forte, rimanendo sempre semi cruda. Aggiungo quella, i capperi, delle fettine di aglio senza il germe interno, menta o basilico a piacere e poi dei grani di pepe. Quello è una ricettina molto carina per farsi i pomodori marinati fatti in casa. Poi a me piacciono semplicemente messi su una bella fetta di pane tostato con della ricotta lavorata con sale, olio e pepe e il pomodoro sopra, così, semplice semplice. Magari anche lì un po' di basilico fresco. Quelli sono buoni così. Poi dunque, dentro dei ripieni, un po', però devi già sapere, farsi a casa è già diverso. Io ti devo raccontare una cosa del 1990, Simone. Prendo una sedia? No, no, pochi secondi. Mi hanno regalato un barattolo con dei pomodori secchi. Il racconto finisce qui. Sono Dove sono lì. Adesso? Sono ancora lì. Io vorrei sapere, uno, perché regala i pomodori secchi. Cioè, non li puoi regalare, non si regala, uno non... Che ci fa coi pomodori secchi? Sono 20 anni che stanno in quella credenza. Mi stupisci. Forse sono scaduti, non lo so. Scadono, non scadono, se apro Scusa. C'è un ruggito. Se li tiro l'immondizia, esplode il condominio. Ma... Mi stupisce perché sono le classiche cose che in teoria diresti. Quelli li apri, li scoli e poi... E invece no, perché sono tutti unti. C'hanno quel ferro, l'acido dentro, sono i mostri. Ci sono delle cose assurde in quei... Per me quelli sono tutti pomodori, andati a male. Cioè facciamo una cosa, cioè mettiamo l'olio, li chiudiamo e li vendiamo. Capito come fanno così? Sono tutti rangrizziti. Ma se li fanno asciugare al sole. Che fiam... al no, sole. Una volta, tutto Su. Finito, tutto finito. Spiegagli il pomodorino confì, che è molto buono. Confì. Ecco. Confì. Prima il frigo, confrigo. Confì. Confì. Che va molto di moda e anche giustamente, perché ecco. È buono. Il pomodorino, specialmente i datterini, i ciliegini, quelli piccoli, in ristorazione, per incrementarne la sapidità e la dolcezza, per concentrarne il sapore, per farli diventare dei bonbon dolci, sì. Si tagliano a metà, spesso si salano prima e si capovolgono in modo che buttano fuori l'acqua di vegetazione, poi si condiscono sale e zucchero, sì. Magari si possono mettere dei profumi come aglio e basilico vicini, non per forza sopra, e poi si fanno cuocere al forno a bassa temperatura con lo sportello del forno aperto.
a casa o la ristorazione con la valvola aperta. Loro perdono umidità, ma senza arrostirsi, si concentrano e quelli te li mangi sul pane. Però freschi, non hanno 20 anni come quelli che mi hanno regalato. Ma quelli, perché tu l'hai fatto invecchiare. Ho capito, perché uno dice, vabbè, prima o poi qualcosa gli farò. 20 anni sono passati. Hai capito? Abbiamo parlato mezz'ora di un barattolo di pomodori. Mentre sul blog quelli spopolano. Perché li blog? Utilizzate questi blog? Digitavi? Sì. Sì? Dai una ricettina, Riccardo. Pomodori secchi, allora, un risottino. Pomodoro secchi, risposta buttali. Se no. Scrivi sul blog. No, se lo metti ti esce un risottino con le zucchine, che ti piacciono, quindi sì, ti piacerebbe anche il risotto, limone, le scorza di limone e i pomodori secchi. E poi messa una spolverata di bottarga, sì. Messi alla fine i pomodori secchi e anche la bottarga, ovviamente. Buonissima. Poi bisogna sempre vedere cosa c'è insieme, perché spesso c'è l'aglio, spesso c'è il peperoncino. Io ho detto come farle a casa, così nature. Mia mamma le anche fa buonissime. Le sa far poco, ma così. La signora Ruggiati. Sì. Ieri qua non ne abbiamo mai parlato. No, no, non sta. Lavora? Allora. No, non te la farò mai conoscere. Allora, qua stiamo saltando il pacchero con la salsina. Sì, ci dovremmo il profumo essere. È molto buono. Stai aggiungendo ancora acqua di cottura. Brava. Mentre qua la tua dolce metà oggi. Perché ridi? Perché mi hai chiamato dolce metà e mi hai detto che oggi non sto rendendo al massimo. No, quello l'hai detto da solo. No, ma è vero, con la polenta non è andata bene. Allora, con la pasta penso di potermela giocare. Qual è la scommessa quanto che manca? Possiamo dare a casa fra loro due? Ah. Chi perde? Beh, lavatrici per un anno. No, beh, un anno. Beh, insomma, un anno punizione a casa. Pulire per una settimana? Le fa un po' di. Le fa un po' di pulizia, sì, visto che bravo, è disoccupato dalla pratica. No, è bravissimo. È bravo. È bravissimo. E allora? Non mi fa vedere le partite. No, per una settimana niente gelato. Se... questo potrebbe essere un grande guaio. Cioè, ma tu li alleni i bambini o ci esci insieme il pomeriggio? Perché... No, ragazzi, giocatori anche grandi. Sono bravo con i giovani, ma anche le prime squadre, assolutamente. Secondo me se metti il fuoco più alto... È meglio. Nel minuto che vi manca riuscirete anche a impiattare tutto. Pamela è già pronta a impiattare questo pacchero spada... Alla siciliana l'hai fatto in pratica, dai. Sì. Beh, sta impiattando... Qua siamo nel tempo di recupero, zona Cesarini. Uno. Ah, la burrata sotto lo spaghetto o in accompagnamento? In accompagnamento. Oggi sono in fase di consigli. Sai che i nostri giudici, e comunque poi tutti che assaggiano, sì, pensano anche alla mangiabilità del piatto, no? Sì. Quindi se in una forchettata ci fosse anche un po' di cremosità della burrata che ti è rimasta qui, magari messa in padella fuori dal fuoco all'ultimo. Eh sì. E il bello è che mi ascoltano. Cioè, proprio... Non... Quindi stop. No. No, dai. È due ore che stai facendo, non ti riesce. Ma tanto. Ma sfondiamo quel piatto. Dai, butta tutto lì. Ecco. Guarda, è lei? Guarda. Oddio, fatto... È lei? Così? Sì, ecco, te piace. Non posso crederci. Cosa stai facendo? Lo devi mangiare tu, eh? Ma li mangia lui? Ma di solito è bravo. Eccolo, no. Ah, ma dobbiamo tutto pulito e poi. Cos'è? Beh, il sughetto no, almeno sì. Va. Dai, almeno il sughetto. Basta. Permetto a Sara Bianca. No, i tempi sono i tempi. No. I tempi sono i tempi. È vero, è vero. Però, Hai fatto arrabbiare la giuria, Oh, la vediamo un po' questo va. Va bene, dai, fiammetta, no. Decidi quale. Questo è lo spaghetto, dagli il titolo. Spaghetto zona Cesarini, glielo do io. Ok. Con pomodori. Supplementari. Speravo che tu non vada ai rigori con questo piatto. No. Inclassificabile. Poverino. Falla mangiare, no, poi dopo. Ho visto che metta che proprio. Non ditemi niente per ora. Non dico proprio niente. Se vuoi puoi mettere la pasta. Vedi che. Dai. Noi abbiamo cambiato un uomo, signori del pubblico. Abbiamo cambiato gli stili di vita. Una forchettatina. Ancora via. Non del tutto col bon ton, però. Ci lavoriamo. Saporita.
Non dovevi dare. Ha offeso quei poveri pomodori. Io, se fossi il consorzio di quei signori, che poverini. Non è un bel periodo quando c'è la raccolta per stare a 40 gradi sotto il sole per farle asciugare. Sì, meno male che ci sono persone ancora che lo fanno e ci lasciano quei barattoli di tela scendi in credenza. Vedo il regalo. Buona. Sì. Comunque potresti venderli all'asta. Sono sì. Riserva tu hai. Allora, vista da qui ero terrorizzata perché sembrava una cosa, quando l'hai messa nel piatto sembrava molto ero preoccupata della buona riuscita. In realtà è buonissima. Molto buona, ben saporita, pasta molto al dente e la burrata effettivamente andava amalgamata insieme. Però se uno la prende e la mangia insieme è molto buono. Pensato. E il pomodoro secco. No, ci ho pensato un po' dopo scaduto il tempo supplementare ultimo. Allora, buona comunque. Io proprio ho dei problemi miei di DNA. Col, e quello lo sappiamo. Va bene, esatto. Col pomodoro secco e credo l'origano. C'è sì, l'origano? C'è l'origano. Quindi a me questo purtroppo è un sapore che proprio non... Cioè, ti piace tutto a te? Ci sarà una cosa che non ti piace, no? Io proprio ho difficoltà ad assaggiare questi... come si può dire? Queste spezie, queste cose. Non, riconosco che è buona, la bavetta è cotta molto bene, ho problemi con quel gusto. Chiedo scusa, l'abbinamento... se volete voto NC, se volete. No, no. Io devo dirlo, devo dirlo. Quello. Prego, grazie. È caldissimo. Sì. Fiammetta. Che la pasta sia cotta bene, va bene, anzi me l'aspetto, c'è il sapore mediterraneo, ma la burrata separata lì, fredda accanto, che non si è sciolta, per me non ha alcun senso. Ha ragione. Se fosse fredda la pasta, magari d'estate, ma è accostato, non fa parte del piatto. Sei andato, ha perfettamente ragione, era da mettere sopra. La potevi frullare un pochino con un po' d'acqua, 10 minuti la pasta, la mettevi effetto mantecatura. Questo quasi un boccone, un finger food, quasi sembra ripieno. Buon cucchiaio, fammetta. Così? No. Cos'hai messo sotto spolverato? Origano. Prezzemolo. Prezzemolo secco. Non ne zicco una. Anche a me sembrava origano del caso da lontano. Vedi? Ma c'è del pesce qua dentro? Spada. Bene, parliamo di un piatto vuoto, ma era il pacchero alla siciliana di Pamela. Allora, buono, molto buono anche questo. Effettivamente ricorda proprio tutti i gusti siciliani. Ben condito, anzi non ben condito, ben ripieno, che sostituisce in realtà il condimento, perché un ripieno così sostanzioso e così saporito sostituisce effettivamente tutto il condimento, però molto buono. Era pesce spada, eh? Che ha ammazzato, grazie a Dio, il pomodoro secco all'interno. Cioè se l'è mangiato. E quindi ho sentito solo lo spada con un po' di spezie. Però buono, buono. Prezzemolo. Prezzemolo. Cioè sta come il prezzemolo, per l'appunto. Permetta. È un'interpretazione contemporanea perché il condimento è passato da fuori a dentro. Ma era voluto? Sì, certo. Immagino, certo. Ma magari uno gli su tutti e tre gli è venuto. Tuttavia, devo dire che secondo me il condimento doveva essere un po' di più e poi anche sopra una spolveratina per ammorbidirlo. L'ho trovato un po' asciutto. Votatelo, piatto di Pamela prima, il pacchero alla siciliana. Una settimana di pulizia della casa e senza gelato, chi perde? In sintonia. E adesso torniamo alla linguina. Guarda, io proprio non voglio essere... riconosco, vedi? Ah, ma... sì, giusto. No. Perché a me... Per 12-8 vince Pamela! Conduce per 20-11, caro mio. Comincia ad allenarti, a pensare dove spolverare. Scegli ancora poco. Patate bollite o caponata? Da presentare. Da presentare. Patate.
è la patata, l'ingrediente principale della prova di presentazione. Allora, avete tutti gli ingredienti qua da formaggio, olive, pomodori, pane, verdure miste per elaborare delle patate bollite, che viste così sono un po' tristi, però dovete farle belle perché non è detto che lo assaggino. Deve essere ammaliante all'occhio. 6 minuti, via! Io ti faccio un panino con la patata. Un panino con la patata. E niente, taglio la patata a metà. Con la buccia? Con la buccia, certo. La padella la accendi? La metto in grill. In grill e forno? Sì, perché voglio che si abbrustolisca. Riccardo Rossi ha una question, presumo. Ti volevo dire dove si mangia la patata più buona del mondo. Dove? In clinica. In clinica. Ma hanno un'esperienza che tu non ti immagini. Perché non la fanno lessa, la fanno al vapore. Tu sai la differenza qual è, Simo? Perché col vapore trattiene tutte le qualità organolettiche e sopra. Anche con la buccia. Anche con la buccia. Beh, io gliele chiedo sempre lisce, mai al cartoccio in clinica. Gliele chiedo già decorticate, già debucciate. Ah, perché con la buccia sarebbero al cartoccio per sì, te. No, senza la stagnola, senza la braccia, senza la buccia, senza quella cosa marrona che sta sopra le patate. Gialla, normale, una patata normale. Mi porta una patata. Mi fa sempre tutto complicato tu. Una patata bollita in clinica, te la portano così, ecco, con una. Un po'. Con una, fiore, con una foglia di prezzemolo messa un po' lontana, sì. Che a Fiammetta Fadda non piace mai. Noi spesso andiamo a ricoverarci e facciamo 4 chiacchiere lì, no, per dire, no? Così che uno vado in clinica 5 giorni, patate bollite, noi ne avremo bisogno alla fine di questo ciclo, ve lo dico. Qual è il punto della situazione? E poi, capito, accanto così una goccetta d'olio molto buono, e lì finisce il dinner. Allora, dopo il day hospital di Riccardo Rossi, parliamo di cucina. Sì. Ricette con le patate. Dimmici quella che ti piace di più. C'è purè, novelline, al forno. Senti, fritte. Posso dire che quella che mi piace di più al mondo è la purè, lo dico, di un grande cuoco che ha sempre fatto una ricetta di purè che tutti gli hanno voluto copiare e non ci sono mai riusciti, è Joël Robuchon. Robuchon 0335. Non diamocelo là. No, 0033. Ecco, perché 00, in Francia. Perché in Francia dove esattamente? Ecco. Parigi. A Parì. Robuchon. Uno. E via. Si prenota. E il segreto qual è? Lo dico. Allora, per un chilo di patate, 2 etti di burro. Leggerine. Ah, però. 300. Lì c'è dopo. 3 decilitri di latte. Sale. Finito. Passaggio 2 volte. La seconda volta del passaggio dopo che hai fatto sul... con il setaccio della farina. Bello fine. Ah, quindi proprio fine. Sublime. Però patata lessa in questo caso. Sì. Fredda. Che sì, ci facciamo? Quindi magari la butti. Anche insalata. Ma perché? No, cioè, la butti il giorno dopo. Una niçoise. Il giorno dopo sì. Una bella niçoise. Due belle acciughe di salate sopra. Ci puoi fare le crocchette anche, ci puoi fare polpettine. Oppure la mozzarella, che semplicemente padella calda con piacette. Col burro. Ripassate. Schiacciate che fanno tutta la crosta sotto. Il rosti. Crude. Tipo, no, grattugiate. Andiamo a vedere che fanno loro. Sì, dai, va. Abbiamo parlato. Mi divaga anche. Polpettine con l'olive, spiedino, hai fatto un macello. Sul ho fatto un macello, sì. Lui ha fatto il panino. Sto pensando che fare io. Prendete le patate fredde, sbucciate, le tagliate a dadi e le aggiungete a delle rape rosse, quelle che comprate cotte sotto vuoto, anche se tagliate a pezzettoni piuttosto grandi. Sono entrambe dolciastre e le condite facendo un'emulsione con un mix in immersione con le acciughe dissalate, private anche delle parti spinose laterali, capperini, volendo anche uno spicchietto d'aglio, solo un pezzettino se non viene troppo forte, succo di limone, di un limone intero, prezzemolo abbondante e olio. Fate una sorta di salsa verde montata, più liquida, per condire questa semplicissima insalata fredda. Le patate assorbono anche la acquosità della barbabietola, è molto carina, molto buona e costa 2 lire. Da mangiarci un bel pesce bollito da clinica. Quando torno in casa. Comunque... ci sta convincendo un'idea. Della no, te la do io un'idea. Prenditi tranquillamente 2 o 3 giorni. Ti clinica. Sì, per rilassi.
Stop! Ah, bravi! Non avete figli, vero? No. Ah, ecco. Mi faccio un corso di cucina e poi glieli fate. Voi intanto ammiratele. Pubblicità, torniamo subito. Salve, bentornati. Ciao. Sfida difficile in famiglia, perché chi perde pulisce casa per una settimana e chi vince si gongola con il kit di cuoche e fiamme. E lo decide tutto l'ultima prova. Ok. Anzi, partiamo dal panino. O patatino. Patatino. Cosa c'è di vino qua? No, voglio dire che l'idea è divertentissima. Sarebbe come una specie di jacked potato, cioè la patata con la sua buccia passata nel forno aperta. No, mi fai confondere da Riccardo, lì c'è la stagnola. Sì, non ho capito. Jacked potato, sarebbe... Con la sua buccia è al cartoccio. Sarebbe una specie di jacked potato. Comunque, così è certamente una presentazione un po' nello stile della nuova cucina bruta. Come si dice? Bruta. Cucina tissola, bruta. Cucina brutta, no? Molto primitivo. Così. Però, insomma, io devo dire che c'è un'idea. L'idea c'è. Di solito lo fa Riccardo, quello di distruggere completamente. No, non me lo distruggete, no, tutto. No, ti volevo rimettere qualcosa dentro. Carino così. Allora, io faccio mie le parole di Fiammetta Fatta. Strano. L'idea c'è, però visto deve essere una presentazione, forse andava un attimo sagomata. Che altro? Pensavo tu mi commentassi il sotto. Il sotto, la pioggia di prezzemolo inutile. Ah, non è prezzemolo, a me piace. Bollina. Tranquillo. Tanto ormai. A me piace. Oh. Mi piace la... Guarda, anche la scelta del piatto, perché è estremamente semplice, però mi piace l'idea di aver pensato cosa faccio con una patata... Un panino ripieno, e ti dirò, mi piace anche che sia così il ripieno. E non... Scamuffo. Cacchio, esce fuori così. Comunque meglio era per dire qualcosa. No, e non... Dobbiamo dare? Comunque mi piaceva. Non ora? Vuoi la pubblicità? Abbiamo già mandato, no, Simone, devi porgere il piatto. Ecco. Qui, al contrario, abbiamo delle pretese, nel senso che abbiamo il bicchiere, la presentazione... tipo cocktail, però devo dire che non la trovo attraente. È molto disordinata qui sotto, la patata così, questo qui è sbattuto, insomma non la trovo attraente. Riccardo. Fiammetta Fadda in un'altra puntata avrebbe detto sconfortante. È giusto? E questa è la parola che utilizzavi. E... Io non posso fare a meno però di notare... Che fai? Era unta qui. Ah no, pensavo... Lo volevo togliere per Chiara Maci. E un po' di, comunque, effettivamente di ricerca. E quindi un modo di presentare effettivamente la patata in un altro modo. Fantastico. Chiara Maci Talks. È molto allora, food blogger questa. Difficile oggi. Sì, l'idea è molto food blogger perché è molto blog. Perché l'idea di fare delle palline da gelato in una coppa da gelato con effettivamente colori diversi. Ma questo glielo fa carino. Perché lui è goloso di gelato. Infatti, esatto, ad hoc col salato. È molto carina l'idea, è molto carina l'idea, per l'appunto è riuscita non bene, nel senso che c'è un po' troppe cose, esatto. Peccato però, perché l'idea è molto carina. Allora, riassumiamo che qua dentro c'era la patata lavorata con le erbe e le olive nere e poi ha fatto un frullato di pomodoro crudo, olio, sale e pepe. Forse era frullato. E la cialdina. Mm. Allora, votiamo prima il patatino. Ripieno di prosciutto cotto, pomodoro, olive e mozzarella. E poi c'è un po' di verde, cos'è? Ecco. Porro? Sì, un po' di porro dentro tagliato a... Riccardo, affretta di votare... Le palline di patata gelata. Effetto gelato. Beh, ecco. Siamo tutti d'accordo. Tutti d'accordo. Hai vinto questa prova, sei incredibile.
12 a 6, ma 26 a 23, e chi pulisce sei te. Lei si porta a casa il titolo di Fuori e Fuori, non glielo fare, non se lo fare giocare. No, promesso. Facciamo una ti faccio un regalo, guarda là, fai l'appello per la panchina, ti do 10 secondi. Una panchina da allenare? Piuttosto che farmi far da mangiare, fatemi allenare una squadra di calcio, è molto sì, meglio. Su questo sono d'accordo anch'io. Male che vada si perde il campionato, ma non si intossica nessuno. Andiamo a mangiare le vostre patate. State con noi a Cuoche Fiamme, ci divertiamo anche. Ma questa è un'idea, eh? Questa è un'idea. Ma è carino, beh, è bello, te lo giuro, mi piaceva molto. No, così si arriva a fare ancora la fine. Dice mozzarella, vero? Sì. Molto buono. Pensa che la prima cosa è quello che non si deve. Ma devo dire che è molto bravo.